Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Maltempo, crolli e frane e ci sono già due morti. La BCE lascia fermi tassi, al via il quantitative easing. Russia, Renzi incontra Putin a Mosca. Sono due le vittime della violenta ondata di maltempo che ha investito il nostro paese. A Lucca un uomo è stato schiacciato da un masso caduto sulla sua auto. A Urbino una donna è stata uccisa dal crollo di un albero. Disagi sono segnalati su tutto il nord e il centro Italia. Particolarmente colpita la Toscana tra alberi caduti, venti di burrasca e crolli. A Genova una nave porta container ha strappato gli ormeggi. Problemi sulla linea ferroviaria tirrenica. La Banca Centrale Europea non ha mosso i tassi di interesse che, come ha detto più volte il governatore Mario Draghi, sono già ai minimi storici. Ma gli occhi non sono puntati sui tassi di interesse, ma sull'avvio del quantitative easing, il piano da oltre 1.100 miliardi di acquisto di titoli sul mercato, dal quale si attendono importanti benefici per l'economia. Prima l'omaggio a Nemtsov, poi l'incontro con Medvedev e quindi il faccia a faccia con Putin. Matteo Renzi è arrivato a Mosca con un'agenda molto fitta. Dalla crisi libica a quella ucraina, passando per i rapporti bilaterali tra Italia e Russia. Dialogo molto attivo tra noi, dice Putin. Serve la diplomazia per risolvere le crisi, afferma il Premier. Lo Stato islamico gestisce almeno 10 campi di addestramento per bambini in Siria, quanto denunciano gli attivisti politici. Le reclute avrebbero tutte meno di 18 anni. In genere l'addestramento dura 1-2 giorni. Ai ragazzi vengono affidate missioni di sorveglianza, spionaggio o trasporto viveri. Alcuni vengono usati come kamikaze, altri vengono mandati al fronte. Tragedia a Roma, dove una ragazzina greca in gita con la scuola è precipitata dal balcone della stanza al secondo piano dove alloggiava in un albergo su via Cristoforo Colombo. La ragazzina, che ha 17 anni, ora si trova al Sant'Eugenio in gravi condizioni. La polizia indaga per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La scolaresca sarebbe dovuta partire stasera. A qualcuno non piacciono, scrive l'attaccante del Liverpool Balotelli sul suo profilo Instagram, nel quale celebra l'ultimo successo della sua squadra che ha sconfitto il Burnley 2-0. Differentemente da quanto dicono di me, spiega Balotelli, io sono un uomo di squadra e sono orgoglioso del Liverpool, di questa vittoria e dei nostri tifosi.